Kung Fu è lavoro, sudore, dedizione, costanza, proprio una filosofia di vita. L'arte di fermare la guerra. Una cultura pop. Non si finisce mai di imparare. Io da piccolo seguivo tanto Walker Texas Ranger, che era Chuck Norris. Anche se Chuck Norris non è arti marziali, però è stato, mi sembra, 8 volte campione del mondo di karate. Quindi, secondo me, nonostante tutto, ci può entrare nelle arti marziali. Sai che a quell'età c'erano i cartoni animati tipo Tartarughe Ninja o Dragon Ball. In quegli anni uscì anche La Tigre e il Dragone e vedendo quelle scene, quegli attori, quegli artisti marziali muoversi in quel modo, sorse in me il desiderio di imparare quei movimenti. Era un bravo artista marziale, un bravo atleta. Poi perché è stato, secondo me, il primo che ha avuto le capacità di trasmettere così bene le arti marziali in Occidente. È stato il primo a riuscire a calarsi nella realtà occidentale e a trasmettere bene le arti marziali e a farne una cultura pop. Con Bruce Lee le arti marziali per la prima volta nella storia sono diventate pop. Anche adesso, a distanza dei 40 anni dalla sua morte, se uno dice Kung Fu, arti marziali, Taekwondo, viene in mente Bruce Lee, nonostante sia morto. Diciamo che il mio attore preferito, in cui mi rivedevo da piccolo, è Jackie Chan. In quanto le sue movenze, un po' comiche ma realistiche, in quanto lui non usa mai la controfigura, lo vedevo come un esempio. Io amo Jackie Chan perché secondo me riesce a trasmetterlo a tutti e a rendere i suoi film comici, ma non perché lui pensa che è una cavolata, ma perché lo vuole rendere popolare. Un film di Jackie Chan va in onda in televisione in prima serata e lo può vedere il bambino, la mamma, il papà e il nonno, perché unisce un po' tutta la famiglia. Da un punto di vista di stile di Kung Fu, il mio preferito è Jet Li. Mi piace il suo modo fluido di muoversi. Lui effettivamente è un praticante di arti marziali e un maestro di arti marziali. A livello marziale, probabilmente Jet Li come storia, come serietà. Diciamo che ho in mente il Regno Proibito con Jackie Chan e Jet Li, piuttosto autentico nell'arte marziale, nonostante ci sia un tocco di fantasy. Dopo qualche anno vedevo in televisione, negli spettacoli, i monaci Shaolin, che sono un ordine particolare di monaci buddisti che si trova in Cina, che mi affascinava molto. Nel cinema diciamo che sono 18 anni più o meno. Vabbè, ero piccolo, avevo una decina d'anni. E il Kung Fu poco dopo. Sono nato, cresciuto e tuttora pratico lo Shaolin. Tant'è vero che l'ho studiato anche in un viaggio in Cina nel 2010. E in più ha lo stile imitativo, cioè i monaci Shaolin si sono ispirati agli animali. Fai il serpente e fai la tigre. Il termine originale del Kung Fu non significa arte marziale, significa duro lavoro. E se noi vediamo gli ideogrammi cinesi, possiamo vedere una mano non che tiene una alabarda, ma una mano che ferma una alabarda. Quindi la traduzione di arte marziale intesa all'orientale non è l'arte della guerra, ma l'arte di fermare la guerra. Secondo me in Occidente non sanno ancora bene cosa sia, quindi lo stereotipo è Kung Fu combattimento, Kung Fu picchiare persone. Un altro passo per conoscerlo appieno e comprenderlo sarebbe andare in Cina e capire un po' la cultura che c'è dietro. E forse in quel modo puoi capire il Kung Fu cos'è. In qualche modo è stato un sogno che ho fatto da piccolo, che quest'arte mi aiuta a renderlo reale in qualche modo. Il sogno vero e proprio sarebbe unire le due cose, cioè da attore e da artista no, da atleta, diciamo, che pratica il Kung Fu. Quindi mi piacerebbe unire il Kung Fu nel grande schermo.